Tino, a parte me, chi non aspira a diventare tra i giornalisti un giornalista della RAI, della radiotelevisione italiana, di Mamma RAI? Chi, Tino, chi non aspirerebbe? Tutti aspirano, a parte me. Bello bene respirare perché qua c'è la polvere dei depuratori. Aspira, nel senso Aspira. che aspirare, non la polvere, aspirare che vorrebbe. Ah, quello sì, Tantissimi. ma che io, insomma, Lo devo so che stare tu qua a mi respirare. lasceresti veramente con le braghe calate Beh, ma non se è ti per niente. facessero una proposta di questo tipo. Bene, Tino, da un lato siamo qui per dire al nostro amico Giovanni e alla sua cricca che non possiamo far tornare il carosello. Perché noi con la RAI non abbiamo nulla a che fare. Quando Tino sarà preso in RAI, probabilmente, ma non è la RAI, non è la RAI. Noi siamo Quinto Non è manco Potere. Mediaset. Non è neanche Mediaset, noi siamo Quinto Potere. Quinto Potere. E siamo io, Tino, Eleonora e Raffaele Pinzo, al come desk. siamo accompagnati? Quindi io e lui siamo in mezzo alla strada, Eh sì, dobbiamo in tutti i vederci sensi. in tutti i sensi in mezzo alla strada. Pensate che il nostro ufficio è questo, ti faglielo vedere il nostro ufficio. Il nostro Ma ufficio è peccato questo. proprio. Che cosa è Che cosa diventata la brutta. mia macchina, veramente, Tino? Che cosa è diventata? Perché vogliamo condividere con voi, con la nostra comunità, la nostra vita anche lavorativa, non solo, anche personale, eh? Caro Tino, grazie per aver girato l'LCD. Grazie. Per Così condividere ti come hai l'inquadratura. visto? Come Grazie ti Tino, penso? grazie Tino. Ora, perché facciamo questo video? Che ne so? Perché recentemente ci sono arrivati dei messaggi, Tino, messaggi di Solo lamentele. recentemente. Ci arrivano sempre, ma nell'ultimo periodo sono arrivate delle lamentele costanti sul fatto che non riusciamo a stare dietro a tutti. Qualche Eh beh, certo. volta siamo davanti. Ma Tu mi sei pensate a. sempre davanti. Ok, pensate anche, non essendo la RAI, che io e Tino siamo. Quindi se Tino si opera al ginocchio, se io ho un mancamento, se la Certo. mia famiglia ha dei problemi, Certo. rallenta tutta la giostra. Due Anche perché, come siamo sempre solito dire, due siamo. siamo, Valiamo per quattro, quattro. ma così so otto, uno deve farsi. Metti. Vai, Allora, allora fallo tu che... due siamo. No, Valiamo per per. Metti quattro. due tu, Ah, metti facciamo. due io. Quattro, se Sì. metti io qua sono sei, se metti Sì, hai quattro tu ragione. Va so otto. bene, Quindi quando ci sono dei problemi, va bene. Però non sempre riusciamo. tu, sì, ma... Va Tino, non interrompere il fiume di l'enfasi. parole. Fiumi di Quindi, parole. intanto chiediamo Fiumi scusa. di parole. Vabbè, tu continua, no? E Facciamo come si fa a la base continuare? Non musicale. è la Rai, Tino, Quinto Potere siamo. Hai ragione. E intanto chiediamo scusa alle persone alle quali non abbiamo dato seguito, perché purtroppo le loro storie nel frattempo sono scemate. O loro ci hanno reputato. Scemiati. Così proprio no, ma inaffidabili perché non abbiamo dato seguito alle loro doglianze, Lamentele. alle loro lamentele. Chiediamo scusa se non abbiamo potuto trovare casa, lavoro, soldi a tutti. Non la chiamo per noi. Scusi, direttore, sono Tino, lasciato siamo andare. davanti alla RAI, Hai usa ragione. un aplomb diverso, Non li togliamo per noi. uno stile, non dico un abbigliamento consono, ma almeno uno stile. L'outfit è importante. Ma per noi. Ma Tino, siamo davanti alla RAI. Scusi. Mi devo genuflettere? No, non ti devi Ah, genuflettere, devo ma devi pensare. portare grande rispetto. Grande rispetto. Mamma Rai. E quindi intanto chiediamo scusa, lo abbiamo detto, e poi vogliamo ricordare che a volte è l'insistenza a convincerci di seguire questa o quella storia, perché dobbiamo seguire delle priorità, non possiamo dare spazio e voce a tutto il mondo. Quindi vi chiediamo, per esempio, quando ci contattate sul mio telefono personale di WhatsApp, che non è quello della RAI, è quello mio personale, è il WhatsApp dove mi scrive anche mia moglie, quindi è un Dove ti telefono. scrivo io e non mi leggi? Bravo. Quasi mai, perché ti ignoro, voglio ignorarti scientemente. Almeno quando mai. Provate per esempio a mandare un messaggio audio in cui raccontate per sommi capi la vostra esigenza, la vostra storia, in modo tale da poterci dare l'opportunità di comprendere dove incastonare la vostra esigenza in mezzo alle moltitudini di esigenze che ci vengono segnalate. Se avete foto, video, non esitate a condividerli con noi e sappiate che la parte iniziale della conversazione è sempre riservatissima. Quasi sempre chi non ha voglia di esporsi rimane nascosto. E vi dico, quando vi chiamo Davide o Ludovico o Tarquinio al telefono,
E semplicemente per dirvi stai tranquillo, anche se ti chiami Nicola o se ti chiami Teresa, perché vuol dire che è un nome di fantasia per tutelare quello reale di chi ci sta facendo la segnalazione. E potete scriverci su Instagram, potete scriverci su TikTok, sulla pagina Facebook, all'email redazione Quinto Potere chiocciola, no? Tino, gmail.com. Avete tantissimi modi per contattarci, non esitate ad utilizzarli, anche più di uno se necessario, se non vi diamo subito ascolto. E poi sappiate che ancora non abbiamo il dono dell'ubiquità. Cioè, no, se stiamo qua non possiamo stare a Mediaset, siamo alla Rai, non possiamo stare a Mediaset, anche perché si trova da un'altra parte. E quindi abbiate un poco di pazienza, perché se stiamo facendo una storia, se ci stiamo occupando di una persona, non possiamo contemporaneamente farne delle altre. Per esempio oggi abbiamo deciso di lavorare dalle 9, non dalla Rai o alla Rai, dalle 9 del mattino alle 9 di sera. Quando? Sì, ti sto dando la notizia, Tino, te la do sempre tardi le notizie. Bastardo, non dire così, usa un aplomb, non possiamo dire, siamo davanti alla Rai. Un aplomb, ti devi mettere lo pide, ti devi mettere dall'acqua, e devi mettere la plomba lo pide, così non sa chi è. Sempre tardi, mi dice, fino alle 9 stasera. Io amerei. Hai finito questi ultimi anni della mia vita. Povera me, che brutta fine ho fatto. Hai finito il tuo sfogo? No. Bene, parla tu direttore, sennò i fuori. Sì, sei, per piacere. Mi escono i fiori dalla bocca. Per piacere. Per piacere, non ascoltate i suoi sfoghi, perché noi siamo invece davanti alla Rai. Sì. E quindi dobbiamo utilizzare. Per questo. Ma la Rai, faccio un servizio alla Diccio. Non dire così, Tino. Non è vero, Tino. Maledetta la mia. Non è vero. Quello che ancora vorrei dirvi è che poi, soprattutto io che monto i video che poi realizziamo, oggi per esempio ne giriamo intorno a una dozzina. Sapete quanto ci vuole a montare video che sono più o meno tra i 5 e i 10 minuti, per cui non c'è da stare così, no, dico, fermi in una posizione per dire buongiorno dal comune di Bari, dove quest'oggi si è celebrata la convention dei giovani e forse democratici. Ha parlato, capito, invece a noi c'è bisogno, per esempio l'inchiesta sui tassisti abusivi di Matera mi ha portato via 7 ore della vita mia, perché devi blerare quello, oscurare quell'altro e togli quello là e non si può vedere così e si deve sentire così e pompa l'audio e... Ma ragazzi, che ve lo dico a fare? Mi sono già stancato all'idea di montare. Quindi, se dovete farci delle segnalazioni, insistete, grazie per l'LCD, grazie ancora Tino, per condividere con me l'inquadratura. No, per dire che si sta scaricando la batteria. Non ti preoccupare, finiamo. Non abbiatecela con noi se a volte vi trascuriamo, ma insistete. Insistete la perché... La caparbietà premia. Premia, perché Tino potrebbe giudicare la vostra storia una storia interessante, da approfondire, da seguire, e quindi vi invitiamo a continuare a farci tante segnalazioni. Ciao. Poi ci sono, vedi, questi siparietti intermezzi che intasano per esempio le nostre mail, i nostri social, ma noi continuiamo imperterriti. Sì, anche a fare 12, 15, 20 video al giorno. Ma sono stancato, Tino, mi sono stancato. Il messaggio è chiaro. Forte proprio. Ok, quindi per questo noi vi ringraziamo. E comunque se ci date una mano abbonandovi, vi diciamo pure grazie. Allora si paga l'abbonamento. Tu sei troppo venale, Tino. No, io è giusto per di me, direttore. A fine mese devo mangiare. Io mangio, E ha ragione, nel senso che Tino ha ragione. Poi mangio pure, Li vuoi lasciare a digiuno, padre senza cuore? Pure un resto, cioè io ho fatto per avere grazia, sto avendo giustizia. Dimmi tu, è possibile. Perché puoi invitare la gente ad abbonarsi, perché tutto sommato ci aiuta. Quantomeno iscrivetevi al canale. Mettete un grazie da sotto. Ogni tanto. Cioè, stendetevi. Perché è vero, l'informazione è di tutti, ma la produciamo noi e a noi ha un costo. La benzina, quindi aiutateci, sosteneteci. Aiutateci. Non così drammatico, un po' meno, Tino. Aiutateci.
No, drammatico, non è che devi stare a elemosinare la yucca col piattino, col piattino. E far capire, far comprendere che ci sono sostentateci. E poi chiudiamo con questa cosa. Lo ricordiamo anche alla nostra ormai amica, figlia del senatore Cassano, Minù. No, Tino. Scusi. Minù. Minù Cassano. Minù. Noi non chiediamo soldini di nessun tipo, se sterzi, se non sterzi. Non chiediamo soldi, euro, corone, non li chiediamo. Quando qualcuno in difficoltà ci chiede una mano, operai, persone che non hanno lavoro, che non hanno lo stipendio, che non hanno lo stipendio. Da chi lo dovrebbe avere? Lascia perdere, in generale, storie di gente che è in difficoltà, noi non chiediamo soldi a nessuno. A nessuno, non lo dubitate. Quindi quando ci chiamate non ci dite, perché ci offende molto. Quanto ti devo dare? No, non è così. E se qualcuno ve l'ha fatta questa richiesta, mandatelo. Denunciatelo. Sì, perché non si fa, non è così. Però, d'altro canto, proprio per quella storia, Tino, no col piattino, però sosteneteci. Quando si tratta di promuovere un'attività di lucro, perché voi guadagnate qualcosa da ciò che fate o dalla nostra pubblicità, e beh, è quello. Aiutateci. Bisogna pagarlo. Cioè, mettete in conto che magari potreste avere la telefonata dal commerciale che vi chiede di collaborare con noi, anche perché di no. Anche noi abbiamo un commerciale. Anche noi abbiamo un commerciale che vi può chiamare. Anzi, fate attenzione, perché momento. Il prossimo potresti essere tu. Eh? Sotto, No, Tino, no. Quindi. Vabbè, credo di aver detto tutto rispetto a tanti commenti che abbiamo letto variamente su tutti i social, e speriamo che serva a puntellare la nostra attività, il nostro fare, ecco, e la nostra linea. Il nostro savoir-faire editoriale. No, Tino, a plombe non fate, hai fatto tutta quella savoir-faire, non c'entra niente. A plombe che, Non c'entra niente. Comunque, vabbè, stasera alle 9 finiamo. Dopo 12 ore comode. Io ti finisco. Comode 12 ore di lavoro. Ma la Mari lo sa. Senza straordinario. Gliel'ho già detto, l'ho comunicato. Ho dovuto trovare le parole giuste per dire a mia moglie che oggi dovrà fare completamente a meno di me. Santa donna. Tiro. Chiudiamo dicendo che noi non siamo la RAI, ma siamo Quinto Potere. Il famosissimo Quinto Potere, non te lo posso far vedere con la Mari. No, non lo svegliamo ancora. Non lo svegliamo ancora, e quindi seguiteci, abbonatevi, iscrivetevi, sosteneteci, fate quello che credete. Abbonatevi, perché noi criticateci, ma evidentemente in maniera costruttiva. E quando ci criticate, sosteneteci lo stesso, perché abbiamo bisogno. Non col piattino, Tino. No. Vabbè, non è la RAI, non è la RAI. Però andresti alla RAI, tu, da verità. Facendo.